Miglior tempo per la del Togo Colnago, 41,48 alla media di 54,545. Quindi dopo la bellissima prova di Saronni nel prologo, ancora una grande prova di Saronni, eccolo qua inquadrato anche nella cronometro. Direi che fa piacere a tutti rivedere Saronni tornare come i tempi migliori. Dovessa ancora in testa, ma lo stanno riprendendo Moroni sulla sinistra, all'arrivo in leggera ascesa, gruppo nuovamente compatto, lanciato lo sprint, vedete Acacio da Silva sulla destra, ed è da Silva che vince su Oste, poi Gavazzi, Van der Velde, Chioccioli, mentre Rosola che vince su Bontempi, ancora da Silva su Contini, poi Volpi, sta uscendo ancora da Silva per lo sprint finale, gruppo a ventaglio, una volata incredibile con Saronni impegnato, vediamo Freuler all'occhio che alza il braccio e Saronni, vediamo il tempo di Ino, attenzione, un tempo eccezionale. Il miglior tempo Bernardino 46,30, nettamente il miglior tempo. Quando Visentini arriverà a 46,59, Ino è maglia rosa, virtualmente maglia rosa. 46,30 il tempo di Ino, 48,12 quello di Visentini. Visentini ha perso un primo e 42 secondi da Ino. Ecco Bernard Ino, al quale viene consegnata la maglia rosa. Freuler in testa, il baffuto. Freuler vince davanti a Van der Velde, poi Oste, poi Pirard, poi vediamo Gavazzi, ecco Ino. Chioccioli ormai in vista del traguardo per una meritatissima vittoria, mentre Wilson ha saltato Montoya, l'australiano Wilson è ora in seconda posizione e Chioccioli ora può alzare le braccia al cielo, una vittoria meritatissima per Franco Chioccioli. Ancora Kiffel in prima posizione, Kiffel in testa con Knetemann, mentre Moser sta lanciando il suo sprint con Van der Velde nella scia, ed è Kiffel che vince, prima vittoria di un americano. Kiffel, poi Knetemann, poi Moser, poi Van der Velde, poi Knetemann, poi da Silva. Intanto vedete Saronni che sta venendo fuori al centro, anche da Silva si rialza, volatone Saronni, Saronni vince secondo i Bontempi. Moser e Ino. Il cronometro decide il vincitore del Giro d'Italia. I due cavalcano biciclette da fantascienza, adottano rapporti per superatleti. Ino con una pedalata fa 9,5 metri. Moser, che deve recuperare 1 minuto e 15 secondi, addirittura 10. Un anno fa riprese 1 minuto e 20 a Fignon. I fatti diranno che un francese non vale l'altro. Prima della sfida estrema, la memoria ripropone le immagini più significative di un giro partito da Verona con Moser maglia rosa. Una maglia subito ceduta a Giuseppe Saronni, rassegnato alle vittorie di un giorno in attesa di ritrovare se stesso. Dopo 5 tappe, ecco venire alla ribalta Roberto Visentini. Sfila la maglia rosa a Saronni, in montagna a Selva di Val Gardena, dove cede anche Moser, ma paga la fragilità di carattere e una bronchite fastidiosa. Si dovrà ritirare dopo 20 giorni.
passati i tre italiani, arriva Bernard Hinault. Diventa re del giro nella cronometro di Maddaloni, dando 53 secondi di distacco a Moser, che fa l'errore, peraltro non comprovato, di aver adottato soltanto una ruota lenticolare. Il giro prosegue con qualche polemica per le montagne attese ma in pratica inesistenti, con un Moser a caccia di abbuoni per riprendere Hinault, con il francese che fa una guardia spietata per bloccare le iniziative del campione italiano. Una guerra dei nervi, fatta con ogni mezzo. Se Hinault fa conversazione in corsa con il collega Greg LeMond, Moser non gli è da meno e chiama accanto a sé il fido Masciarelli. Tutto per arrivare alla pari, al testa a testa. Ed eccoci ai 48 km a cronometro da Lido di Camaiore a Lucca. Ora viene dato al comando Hinault, ora è davanti Moser. Il francese, che dirà di essere stato danneggiato dal pubblico, mantiene la maglia rosa con 1:08 di vantaggio e vince il giro per la terza volta in 3 partecipazioni, un record. Moser si aggiudica la tappa e accetta il verdetto. Gli resta la soddisfazione di essere sempre lui l'emblema del ciclismo italiano.